papà arriva dal Senegal. È partito quando aveva ancora 15 anni, adesso ne ha 16 da un anno in Italia. È un rapper e ha un nome d'arte e lo facciamo spiegare a lui. Okay. Il tuo nome d'arte è? È il mio nome d'arte, Kele Master. Kele Master, che sì. Vuol dire? Kele Master è una parola, vuole la mia lingua e dialetto, significa la mente, lo spirito. Master è un nome inglese, come la parola inglese. Il tuo nome d'arte è per fare musica, fare rap. Perché il rap? Come ti è nata la passione del rap? Allora, quando ero con mio fratello, lui cantava. Quindi mi piace guardare come cantava, come scrive i suoi testi musicali. E appena lui non è più là, mi ha trasmesso questo amore di musica, perché è morto. Mi ha trasmesso questo amore, così inizio a scrivere i miei propri testi musicali, inizio a cantare pure. Tu ci hai detto che non vuoi raccontarci il tuo viaggio e perché sei arrivato qua, perché le tue emozioni sono nelle tue canzoni, sono raccontate lì. Sì. E allora raccontaci da quando sei arrivato, da quando sei arrivato in Italia, che cosa è successo? Allora, quando sono arrivato ho vissuto un cambiamento veramente straordinario. Una vita che non l'avevo immaginato. Veramente sono molto felice di stare qui con voi. Hai avuto delle persone che ti hanno aiutato, che ti sono state di supporto in questo percorso? Sì, molte persone, la mia struttura, la scuola pure, tutto, mi hanno aiutato veramente per riuscire la mia passione. Con loro hai dato voce a questa tua passione della musica? Hai fatto un video, hai fatto nuove canzoni? Sì, ora sto facendo ancora un altro pezzo, il titolo è Garibaldi. Garibaldi? Garibaldi, sì. Lo sto facendo, per ora non è ancora pronto, ma ci sto lavorando. E quale messaggio c'è nelle tue canzoni? Cosa canti nelle tue canzoni? La vita, diciamo, sempre la mia storia. E la voglia di rialzarsi, c'è scritto. Sì. E l'amore della musica, parlo sempre di questo nelle mie musiche. E i messaggi pure per le gente che vivono la stessa vita. E c'è un messaggio che vorresti dare a ragazzi come te, che magari hanno seguito questo percorso difficile, o anche a ragazzi italiani come te, che sono cresciuti in Italia e non hanno affrontato quello che hai vissuto? Tutti, non dico ragazzi stranieri o ragazzi italiani. Parlo con tutto nelle mie canzoni, nelle mie parole, ci sono le messaggi veramente importanti, diciamo, la mia storia, seguitela. E quindi la vita è dura per quelli che soffrono, diciamo. Se non molli mai, forse ci riuscirai nella tua vita. Devi avere solo la pazienza e il coraggio. Questa è la vita. Ce lo dici anche nella tua lingua? In Wolof? Sì. Sì. Ah, mangleni gërëm di len, sant di len, wax né vraiment la vie aduna bi neexul quoi, vraiment dafa diciamo yombul quoi, mais nak lepp rek courage la quoi, courage rek ak patience, lepp dina mat inshallah. Ok, grazie.